Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti e come sempre benvenute in un nuovo vlog. Sì, stamattina ho acceso il caminetto, magari ho acceso il caminetto di Netflix che io puntualmente d'inverno accendo, tra virgolette, quindi è bellissimo. Se anche voi avete Netflix, mettetelo perché rilassa tantissimo. Ce ne sono tre, mi pare, di diverso tipo. Io metto sempre lo stesso, quindi gli altri non so cosa cambi, però rilassantissimo, ragazze, veramente carino. Soprattutto adesso che inizia a far freddo, ci sono queste giornate. Oggi è una giornata un po' grigia, uggiosa, anche se non piove, però è molto grigia, molto fredda, umida, quindi mi fa piacere accendere Netflix, non il camino, però accendere la TV e mettere il caminetto, che è molto rilassante. Anche a Nala piace, infatti si accoccola a me, è rilassante. Comunque, detto ciò, ho messo un sondaggio stamattina presto su Instagram perché volevo capire come preferivate, insomma, che io vi parlassi, chiacchierassi con voi in merito alla giornata di ieri. E mi pare che sia un 77% vlog e un 40% qualcosa video dedicato. Quindi farò un vlog nonostante oggi non debba fare nulla di che, però almeno ci sarà anche altro e non solo questo racconto di ieri. Ecco, ci sarà un po' di tutto, anche se non farò appunto niente di che. In più sono sola oggi perché Federico dopo scuola sarà con il papà, quindi insomma attendo Ricky che arriva intorno alle 4:30 più o meno. Adesso è mezzogiorno, quindi tra poco mangio, pranzo insieme a voi e poi vi racconto tutto quanto come è andata ieri. Vi svelerò il sesso, vi svelerò anche il nome, quindi questo è un super video emozionante. E vi farò anche fare un salutino magari da Ricky se ci riusciamo, se non arriva troppo tardi. E niente, ieri non sono stata molto bene, sarà stata l'emozione, la stanchezza, poi siamo andati da parenti, insomma non ce l'ho fatta, ragazze, a dirvelo così su Instagram. Ho preferito fare un video in cui con più calma vi racconto bene tutto. E poi proprio ieri sera non stavo bene, avevo i brividi, acidità di stomaco, una schifezza. Infatti volevo fare una stories per dirvelo anche così, no? Ma stavo veramente male. E niente, quindi questo è quanto. Io adesso vado a pensare a cosa con cosa pranzare e noi ci vediamo tra poco. Nel frattempo mi sgranocchio un tarallino al finocchio. Alla fine faccio questa pasta qua. Mi piace un sacco questa forma. Come si chiamano? Le pipe. Pipe rigate. Sto morendo di fame. Questo sugo che ho fatto ieri. Praticamente è pomodoro, cioè sugo e panna. Buonissimo. Questo piace tantissimo a Federico con i gnocchi e quindi ne ho fatto un po' di più e me lo sono tenuto per oggi per farmi la pasta. Ora aspettiamo che l'acqua bolle e mangio perché ho famissima, ho famissima. Nel frattempo che aspetto che l'acqua bolle, ci tenevo a mostrarvi queste due cosine, anzi aspettate che mi giro di qua che c'è più luce, queste due cosine che mi hanno regalato i miei genitori come prima tutina proprio per quando nascerà. Vabbè, questi sono due body con i cagnolini, i tuoi teneri cuccioli, sono troppo carine. Una è bianca semplice e una ha questi cagnolini. E poi ragazze, guardate questo. Io quando l'ho vista mi sono sciolta all'ennesima potenza. Allora c'è il bavaglino che ha questi colori che io adoro follemente, appunto color tortora, queste cose molto, molto delicate. Non amo colori proprio azzurro, rosa forte, no? Preferisco queste cose tenui, più delicate, ecco. E con scritto eccomi, quindi questo qua sarà il suo primo bavaglino, amore. E poi ovviamente hanno fatto una scelta unisex perché, ecco, me l'hanno regalato un po' di giorni fa, quindi non sapevano ancora il sesso.
E poi questa sarebbe la prima tutina che quando l'ho vista mi sono sciolta, perché appunto sanno che io, essendo grafica, amo la fotografia, amo tutto ciò che è poi foto, più di tutto. Quindi qua c'è proprio scritto Instant Photo con queste fotografie appese a questo cordino diciamo, sì, sul giallino. Instant photo of friends, quindi le foto istantanee degli amici. Ed è carinissima con questi piedini piccoli piccoli, guardate che dolce. Mi sono sciolta, ragazze, potete immaginare, vero? E quindi questa sarà probabilmente la sua prima tutina. E niente, quindi ci tenevo tanto a farvela vedere perché quando l'ho vista mi sono veramente, veramente sciolta. E niente, questa qui è la tutina che sistemiamo. Voilà. Ho mangiato pancino pieno, ho anche lavato già i piatti, quindi sono a posto, quindi ora è il nostro momento chiacchiera. Vi racconto della giornata di ieri. Allora, la visita è stata alle 9, quindi siamo passati anche puntualissimi e ci sono rimasta perché ho incontrato anche una mia ex compagna delle superiori, quindi anche lei era in dolce attesa, quindi quando l'ho incontrato ho detto no, vabbè, è bellissimo sempre ritrovarsi dopo tutti questi anni e ti rendi davvero conto che stai crescendo, cioè che sei ormai un'adulta, non me ne rendo ancora neanche io conto, perché quando vedi le tue compagne della scuola che facevi, che facevo 12 anni fa, 12 anni fa, l'ultimo anno, perché abbiamo passato 5 anni insieme, quindi quando l'ho vista lì anche lei col pancione, veramente mi ha fatto un sacco effetto. Comunque, questo c'entra poco, però vi rendo partecipi proprio di quello che è accaduto. Sotto consiglio appunto anche della ginecologa, ho mangiato un dolcetto prima della visita perché l'altra volta quando aveva le gambe incrociate ed era ferma e immobile, era appunto perché non avevo mangiato. Quindi mi fa: se tu ti mangi una cosina dolce, magari è più facile che si muova di più. Quindi ho detto: boh, proviamoci, ho preso una briochina. Ed effettivamente è andata meglio, quindi questo giro questa volta si è visto. E niente, quindi visita tutto ok, quindi che è la cosa più importante. Hanno visto il cuoricino, hanno visto i reni, hanno visto insomma tutto, veramente una cosa bellissima. Un'ecografia che è durata più o meno 35 minuti, cioè è stato un esame veramente accurato, la testa, le dimensioni, tutto quanto, insomma è stato bellissimo. E poi io e Riccardo ci siamo guardati, gli abbiamo detto che riuscisse a dirci anche il sesso, perché appunto ancora non l'abbiamo scoperto. Mi fa, cioè, proprio risposto: sì, tanto sto, adesso finisco di vedere
la colonna vertebrale, quindi stava guardando proprio tutto, la schiena, tutto quanto. E appena finisco questa parte andiamo a vedere bene nel dettaglio. E quindi ve lo posso dire, insomma, ecco, vi posso dire che le sensazioni mie e vostre erano giuste. È una fanciulla, sono troppo contenta, ragazze, ma tanto voi lo sapevate già, ce lo sentivamo un po' tutte, a parte qualcuna. E l'idea di avere una principessina in casa mi emoziona tantissimo. Una donna, non sarò circondata solo da uomini, ma ci sarà una principessa al mio fianco, quindi sono veramente contenta di poterle, diciamo, trasmettere, ecco, una parte di me, perché comunque sì, con Federico lo posso fare tantissimo, perché comunque mi somiglia tanto nei modi di fare, nella sensibilità, in tante cose Fede mi assomiglia. Però con una bambina, una femminuccia, anche solo è carino magari a volte fare quelle cose divertenti, no? Mamma figlia con la stessa maglietta, sapete, quelle cose un po' sfiziose di due donnine, no? E quindi l'idea solo mi fa impazzire. Mi ha fatto morire Federico perché era strafelice, lui voleva una femminuccia, all'inizio voleva un maschio, poi è passato a dirmi è uguale, e poi è passato a dirmi, ed è stata la definitiva, no, io mamma vorrei una femminuccia, una sorellina. E gli faccio, ma perché? Cioè, perché prima volevi il maschio e adesso vuoi la femmina? Io per intuito ho pensato che magari avesse paura dell'idea che gli prende tutti i giocattoli da maschietto, queste cose qua, invece assolutamente no. Infatti ho detto, dai, svelami il segreto, perché? E lui mi ha detto, guarda mamma, a me non me ne frega niente dei giocattoli, perché maschio o femmina io glieli presterò sempre i giochini miei. E io già lì ci sono rimasto, beh, però, ma vorrei una femminuccia, una sorellina, perché così io sono il tuo unico maschietto. E lì mi si è sciolto il cuore veramente, e me lo sono abbracciato, mi sono commossa, gli faccio, Fede, ma tu sarai sempre il mio primo figlio, io ti vorrò sempre bene da morire, anche se arriva un maschietto. Però ragazzi, cioè, è stata una cosa proprio da, cioè, mi sono veramente sciolta, guardate, mi viene l'occhio lucido solo all'idea di quello che, l'idea di quel momento. E quindi anche lì mi sono emozionata tanto, perché comunque l'idea che lui voglia essere il mio unico figlio maschio, che è premuroso verso la mamma, verso la sua sorellina, è una cosa dolcissima. E poi Riccardo anche non ha capito più nulla, per quanto lui un pochettino sperasse nel maschietto, quando poi ha saputo che era una bimba, l'ho visto proprio che si è sciolto. È stato bellissimo, ragazzi, vedete, sapete, ormai mi conoscete e quando non mi escono le parole è l'emozione, perché mi inizio a balbettare, non parlo, non so cosa sto dicendo. Quindi niente, arriverà un fiocchetto rosa, non ho parole perché si è realizzato il mio sogno, non posso lamentarmi, non posso dire niente, perché oltre al sogno che stia bene, sia sano, sana, tutto quello che volete, però in più anche questo, no? Volevo una femminuccia, volevo la coppia, l'ho avuta. E non posso dire, beh, sono proprio felice, felice, felice. Siamo veramente felicissimi, tutti e tre. Perché anche Fede, ripeto, voleva la sorellina. E siamo emozionatissimi, non vediamo l'ora di vederla, non vediamo l'ora di coccolarla, di tenerla tra le braccia. E ieri sera, tra l'altro, in realtà già da 5-6 giorni, barra una settimana, ma da ieri ancora di più sento veramente tanti calcetti, quindi inizio proprio a sentirli. E ieri sera per la prima volta lo ha sentito anche Ricky da fuori, quindi ha messo la manina sulla pancia. È stato un momento bellissimo perché eravamo sul divano, stavamo guardando un film insieme,
E io stavo per andare a farmi una doccia e gli ho detto no, vabbè, vado dopo perché sento proprio che scalcia tanto e magari riesci a sentirla. E così mi sono sdraiata vicino a lui sul divano, lui mi ha messo una mano sulla pancia e ne ha dati un paio e non li ha sentiti, poi ne ha dato uno che era veramente una roba, una bomba, come dire, papà, se non senti questo sei decoccio. E quindi quello mi l'ha sentito, si è girato e mi fa: ah, la mia bambina, e mi ha riempito di baci il pancino, insomma. Quindi è stato bellissimo, sono tutti momenti che non dimenticherò mai e me li sto veramente appuntando qui e qui nel cuore. E ora vi svelo anche il nome. Allora, intanto vi dico che se era maschio lo avremmo chiamato Emanuele, mi piaceva tantissimo questo nome. Già quando ai tempi aspettai Federico avevo optato questo nome insieme a Mirko, che sono tre nomi che mi piacciono tantissimo, ed è un nome che piaceva moltissimo anche a Riccardo, quindi il nome definitivo per il maschio è stato deciso fin da subito, è stato l'unico su cui non abbiamo mai cambiato idea, ed era, sarebbe stato, appunto, se fosse stato maschio, Emanuele. Per quanto riguarda la femmina è stato un vero e proprio travaglio, ma proprio in tutti i sensi, e siamo anche nell'ambito giusto, perché abbiamo cambiato nome diverse volte. In realtà l'indecisione è stata su tre nomi, però poi da pochissimi giorni in realtà ci siamo decisi poi sul nome decisivo. Infatti ormai l'abbiamo detto a tutti, anche alle famiglie, a tutti quanti, e il nome sarà appunto Alessandra, quindi saremo Roberta, Alessandra e Riccardo, Nala e Federico, questa è la nostra famigliola. E ora vi ho svelato anche il nome, insomma, ora sapete tutto, quindi vi ho rese partecipe a 360 gradi, io spero che vi faccia piacere, spero che anche voi siate felici per noi quanto lo siamo noi. E ora non mi resta che pensare alle cosine da fare, già sono arrivati appunto dei regalini che vi ho mostrato, altri ve li mostrerò, mia suocera che ama cucire è già all'opera, gli piace l'idea di avere una femmina, lei ha avuto tre maschi, quindi l'idea di avere una femminuccia in famiglia la rende euforica, e ha già iniziato delle scarpine troppo carine, che sono praticamente le Converse, però fatte a mano, bellissime. Poi quando arriveranno ve le mostrerò, ma sono veramente sfiziosissime. Insomma, ci sono tante cose a cui stiamo già pensando, come farle, quando farle, ci stiamo organizzando, finalmente sappiamo il sesso, quindi ora ci possiamo organizzare veramente bene a 360 gradi, abbiamo tempo, perché comunque sono a metà percorso, quindi ho tutto il tempo, però vola il tempo, quindi non bisogna perdere troppo tempo, ma con calma bisogna iniziare un pezzo qui, un pezzo là, quello che serve acquistarlo quando, visto che ho appunto più tempo, magari vedere quando c'è un'offerta, prendere quello che mi manca, quello che mi può servire, magari verso, non so, verso la fine, magari quando manca un mesetto iniziale con qualche scorta di pannolini. Insomma, piano piano faremo tutto. E niente, io sono contentissima di avervi finalmente svelato questa cosa, ieri ero fuori proprio KO, però almeno vi ho spiegato, vi ho raccontato con più calma e sono contentissima, siamo molto contenti. Io vi mando un mega bacione, se il video vi è piaciuto, come sempre se i miei vlog vi piacciono lasciate un like, mi fa sempre piacere, lasciate un commentino qua sotto e niente, io vi saluto, vi mando un bacio ancora e al prossimo video.